amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di Terra. Torniamo a parlare del nostro format dedicato all'agricoltura e lo facciamo qui oggi con Roberto Boncalvo, benvenuto. Buongiorno a voi. Roberto, tu sei stato presidente nazionale di Coldiretti dal 2013 nazionale dal 2013 al 2018 e dal 2019 fino a pochi mesi fa di Coldiretti Piemonte. Così, sì, questo è stato un percorso di cui sono molto contento, sono stato anche molto fortunato nel poter fare un'esperienza del genere e che oggi prosegue con un nuovo percorso sempre nell'ambito di Coldiretti, proprio legato al tema dell'agricoltura sociale, che è un tema, diciamo, a cui tengo particolarmente, un po' perché l'ho sempre seguito nella mia azienda agricola da quando ho scelto di rimanere in agricoltura e che poi ho cercato di accompagnare attraverso Coldiretti, ovviamente grazie alla struttura di Coldiretti, quando ero presidente nazionale e poi quando sono stato presidente regionale. Quindi tu sei presidente appunto di Aiuta, che è l'Associazione Italiana Uomo Terra Agricoltura, nata appunto promossa come detto da Coldiretti e che è stata appena presentata il venerdì 13 ottobre durante il villaggio Coldiretti a Roma. Proprio così, il lancio ufficiale è stato durante il villaggio Coldiretti a Roma, da venerdì 13 a domenica 15, tra l'altro un weekend pazzesco con oltre 2 milioni di persone che hanno visitato un mercato di oltre 300 produttori di campagna amica, tantissimi stand di cibo con menù tra l'altro a prezzi popolarissimi, tutti a 8 euro e con tanti eventi istituzionali che hanno visto la presenza dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida fino al Ministro per le imprese, il Made in Italy Adolfo D'Urso, quindi diciamo una presenza molto forte ma soprattutto un grande ritorno da parte delle persone. In questo evento, proprio venerdì 13, abbiamo presentato ufficialmente Aiuta, questa nuova associazione che unisce un po' l'esperienza di Coldiretti e delle proprie imprese, il grande supporto che può darci la nostra fondazione Campagna Amica e un ruolo importante all'interno di Aiuta lo avranno le nostre donne che in Coldiretti hanno il loro movimento che è Donne Impresa, che lavora proprio sulle sensibilità maggiori delle donne e sicuramente l'agricoltura sociale in qualche modo richiama delle leve che stanno un po' dentro ognuno di noi, ma che le donne con la loro sensibilità e con il loro saper fare sicuramente colgono meglio di noi maschietti a volte nel sostegno anche alle persone più fragili. Non a caso molti percorsi di agricoltura sociale, ma più in generale molti percorsi della multifunzionalità, penso anche alle fattorie didattiche, agli agriturismi, alla vendita diretta, vedono sicuramente un ruolo significativo delle donne. A noi maschietti è il compito in qualche modo anche di imparare da questo, perché ovviamente per noi non è una questione di genere l'agricoltura sociale, l'agricoltura sociale è un tema che può essere una nuova leva di distintività per tutta l'agricoltura italiana, dove le donne hanno una grande sensibilità che possono esprimere e insegnare in qualche modo ai maschietti per fare in modo che ci sia un percorso di aiuto delle persone più fragili attraverso l'agricoltura di cui il nostro paese ha bisogno, anche perché insomma basta leggere le cronache di tutti i giorni, ma dal periodo del Covid alla crisi poi economico e sociale conseguente legata alle tensioni internazionali che stiamo vivendo, le fragilità crescono e l'agricoltura è un luogo in cui queste fragilità possono essere gestite con risultati anche molto molto importanti. Una storia di Aiuta, abbiamo recentissima, ma con radici profonde e radici lontane, che arrivano sino al 2015, anno in cui c'è stata appunto la legge 141 del 2015. Assolutamente sì, quello è il momento ufficiale, diciamo, in cui l'Italia per la prima volta si dota di una legge nazionale sull'agricoltura sociale. Siamo ad agosto del 2015 e la legge 141 definisce l'agricoltura sociale e definisce anche il ruolo dell'impresa agricola, che è il centro dei percorsi di agricoltura sociale. Poi l'agricoltura sociale è in qualche modo un'attenzione, no, alle persone più fragili con servizi di molti tipi che vanno dagli agriasilo ai servizi per gli anziani, all'inclusione sociolavorativa delle persone fragili, ai percorsi di terapia con le piante e con gli animali, fino ai centri estivi e alle attività più culturali a sostegno delle persone con particolare riferimento a quelle più fragili. Quindi un grande ventaglio di opportunità che per la prima volta la legge nazionale stabilisce nel 2015 affidando all'impresa agricola un ruolo importante. Se poi vogliamo fare un passo indietro, probabilmente, anzi certamente, le radici dell'agricoltura sociale sono molto più profonde, vanno molto più indietro nel tempo e forse, se ci pensiamo bene, in qualche modo hanno a che fare con la natura stessa dell'essere
imprenditore agricolo, dell'essere agricoltore. Se noi torniamo indietro magari alle storie dei nostri nonni, o per i più giovani se li hanno visti, a quelle dei bisnonni, scopriamo che nelle nostre cascine l'attenzione ai più fragili era qualcosa di scontato. Sì, era molto più... Una era persona ovvio. Fragile in famiglia poteva esserci, e in azienda agricola trovava per tutta la vita uno spazio di lavoro. C'era chi magari ramazzava per tutta la vita nel cortile, lavoro fondamentale, come tutti gli altri. C'era chi guardava gli animali per tutta la sua propria vita e trovava una dignità attraverso questo. E quante altre storie nelle nostre cascine ci sono, magari rispetto al sostegno agli sbandati del paese o della borgata, che trovavano magari il pezzo di pane, il piatto di minestra, piuttosto che un sostegno. Quindi le radici sono molto profonde. E pensate che da quando, diciamo, abbiamo iniziato a lavorare, poi dopo la legge, in modo approfondito sull'agricoltura sociale, anche con dei sondaggi molto importanti, delle analisi diffuse a livello nazionale, abbiamo scoperto che oggi in Italia ci sono almeno 10.000 imprese agricole che fanno già agricoltura sociale, e molte di queste non lo sanno nemmeno. Sì, certo. Lo fanno perché lo hanno sempre fatto, lo fanno perché hanno incrociato una necessità e hanno cercato di dare una risposta. Ecco perché pensiamo che se 10.000 aziende sono già un numero importante, noi pensiamo solo di essere all'inizio di un percorso che può diventare davvero, di qui ai prossimi 10 anni, una delle caratteristiche chiave che renderà ancora più buono il cibo italiano nel mondo. Sarà buono non solo perché è il migliore dal punto di vista organolettico, della storia, della tradizione, delle proprietà salutistiche, della sostenibilità ambientale, ma sarà anche buono sempre di più perché nelle aziende cresceranno questi percorsi di attenzione verso le persone più fragili. Qual è il processo che porterà appunto alla creazione, cioè se un'azienda agricola si vuole avvicinare al percorso dell'agricoltura sociale, come può fare, come si fa? Intanto diciamo che la provincia di Torino e il Piemonte sono, diciamo, terreno fertile per l'agricoltura sociale, perché le prime pratiche, diciamo, su cui Coldiretti ha lavorato sono nei primi anni 2000. Con il primo agriasilo, con le prime attività a supporto degli anziani, con le prime esperienze ad esempio di accoglienza attraverso il lavoro di donne vittime di tratta, questo per fare alcuni esempi che hanno sempre avuto una caratteristica importante, un tasso di successo molto elevato. Molte di queste donne di tratta sono state assunte, quindi hanno avuto la possibilità poi di lavorare, di uscire da un percorso di schiavitù pesante che avevano vissuto. Le esperienze con i bambini funzionano, anche qui nel Canavese abbiamo, diciamo, un agriasilo che da molti anni ormai fa un'esperienza molto importante, altri ci sono nel nostro Piemonte, quindi partiamo, diciamo, da esperienze che si possono vedere e toccare con mano. E quindi Coldiretti, per accompagnare le imprese da questo punto di vista, intanto interpreta anche la declinazione regionale della legge nazionale che abbiamo ottenuto nel 2019 con i decreti attuativi, ahimè, solo nel 2023, ma oggi finalmente li abbiamo. Abbiamo anche i percorsi di formazione che la Regione ha certificato, e quindi noi partiremo come Coldiretti nelle prossime settimane, stiamo raccogliendo proprio in questo momento le adesioni, un corso per le imprese che vogliono affacciarsi a questo mondo. E il corso ovviamente vedrà una parte pratica molto importante, perché il poter vedere esperienze già realizzate, il poter toccare con mano che cosa si può fare, sarà il punto chiave di questo percorso formativo, che sarà importante perché consentirà alle aziende che parteciperanno non solo di conoscere, ma anche di acquisire quella formazione minima che la Regione richiede per poter essere iscritte poi all'albo regionale delle fattorie sociali. Quindi, diciamo, un percorso che è formativo di crescita, ma che è anche finalizzato all'acquisizione di un riconoscimento pubblico ufficiale, perché ovviamente, così come già accade per le fattorie didattiche, quando parliamo di soggetti fragili, preziosi, come i bambini, come gli anziani, come le persone più fragili in generale, abbiamo bisogno anche di garantire un livello, certo, ecco, no? Giusto di preparazione, che le nostre imprese hanno direttamente attraverso i corsi e anche collaborando con soggetti professionisti, no? Negli ambiti sociali, dalla psicologia agli educatori, diciamo, a tutte quelle figure che possono entrare in contatto con l'azienda agricola proprio nella logica della legge sull'agricoltura sociale e creare questi percorsi che vivono dentro l'azienda agricola, ma che si nutrono anche del supporto di professionalità esterne. Questa è una grande chiave per il futuro dell'agricoltura sociale, perché non obbligherà le aziende per forza a dover
acquisire attraverso l'assunzione, ad esempio, sì, persone dedicate, quando magari l'azienda all'inizio non ce la fa ancora, no, a sostenere a tempo pieno un'assunzione, ma collaborando con gli enti del terzo settore, con le cooperative sociali, con gli stessi consorzi dei servizi comunali o delle unioni dei comuni, potrà, diciamo, mettere in funzione queste esperienze che stanno già dando, dove sono realizzate, dei risultati importanti, da una riduzione significativa dell'uso degli psicofarmaci, ad esempio per i soggetti che hanno delle difficoltà dal punto di vista psichiatrico, in termini di inserimento al lavoro di persone che ad esempio hanno avuto un problema con l'alcol o con la droga e che attraverso i percorsi in agricoltura trovano, con un tasso di successo maggiore rispetto agli altri settori, una possibilità di rifarsi una vita attraverso il lavoro, che comunque è uno strumento significativo di dignità per tutti quelli che ci possono arrivare. Per chi non ha la possibilità di lavorare, comunque esistono i percorsi di capacitazione, di attività dentro le imprese agricole, che comunque consentono a queste persone di esprimersi, di passare le loro giornate in modo positivo e di imparare, perché attraverso il contatto con la terra si impara in modo sereno e si impara soprattutto legandoci ai ritmi della natura, che per fortuna non hanno recepito per nulla né le velocità di internet, no, dei telefonini, dei social, ma hanno il loro ritmo, e questo ritmo di per sé è già terapeutico. Lo è per noi. Ecco, quando noi agricoltori possiamo per un attimo staccare il telefono e ritornare a lavorare seguendo solo il ritmo della natura, stiamo meglio noi. Certo. E quindi possiamo in qualche modo, attraverso queste possibilità, far star meglio anche le persone che possono, ovviamente con tutta la professionalità del caso, garantita, entrare a far parte di questi percorsi. Mentre a livello europeo l'agricoltura sociale è riconosciuta a uno sviluppo pari a quello dell'Italia, del Piemonte, assolutamente o è ancora no, un po' indietro? Assolutamente no, noi abbiamo, diciamo, un'esperienza significativa antesignana in Europa, che è quella olandese delle Care Farms, stiamo parlando degli anni 60-70, con delle esperienze molto significative che partono e da cui noi dobbiamo imparare, perché a un certo punto queste esperienze, che nascevano davvero nelle aziende agricole, a causa di un irrigidimento normativo e di una tendenza a far virare queste strutture verso strutture sanitarie o, diciamo, classiche strutture sociali, si è persa questa esperienza. Molte di queste strutture hanno chiuso, alcune sono diventate dei veri e propri ospedali o centri sociali nel termine, nella definizione più classica del termine, ma hanno perso questo valore importante che l'agricoltura può dare, che è un valore in termini di esperienza, ma che è un valore anche in termini di efficienza. Perché io faccio sempre un esempio banale: se vogliamo fare un'attività con gli animali piuttosto che un'attività di ortoterapia, è chiaro che se io sto in un'azienda agricola che alleva animali o che ha il proprio orto perché produce cibo attraverso, certo, il proprio orto, io ho già il contesto in cui svolgere l'attività. Se io invece lavoro in un contesto che costruisco ex novo, l'animale è un costo, l'orto è un costo, e questo rende difficile molto spesso anche la vita di tanti enti del terzo settore che hanno competenze sociali importanti, ma che rischiano, senza un sostegno pubblico, senza un sostegno di qualche fondazione privata, di non poter proseguire i percorsi. Ecco che invece unire le competenze e innestarle dentro un'azienda agricola che ha un suo contesto, no, che è utilizzabile, che è spendibile, diventa un elemento che da un lato rende possibile ciò che molto spesso nelle aree rurali, nelle aree montane non è possibile, perché le persone sono poche, quindi si riducono in qualche modo le economie di scala necessarie, e il risultato poi è che io mantengo servizi, no? Quando molto spesso parliamo di quanto è bello tornare a vivere in montagna, no? Ci sono state anche misure regionali, sì, che spingevano, no, agevolavano, diciamo, con contributi economici l'acquisto della casa. Se però non ci sono i servizi. Se però mancano i servizi, noi rischiamo che un pezzo di quella tendenza si perda, certo, andando al contrario a sovraccaricare le città con tutte le conseguenze in termini di qualità dell'aria, in termini, no, di traffico, eccetera, e sovrappopolamento. Mentre se noi abbiamo da un lato, ok, il sostegno va benissimo ad acquistare la casa, ma nello stesso tempo creiamo i servizi, lo Stato non ce la fa, perché è uno dei temi che non dipende da un partito politico, ma che si vede in tutte le regioni, che c'è un arretramento, una centralizzazione dei servizi sociali. È chiaro che invece riportarli sui territori, tutti quelli che ovviamente non richiedono
una vera e propria ospedalizzazione, ma che si possono invece spostare nelle rurali, vogliono dire creare le condizioni per mantenere le persone. I giovani con i figli attraverso un agresilo possono pensare di andare a lavorare anche più vicini alla città, ma di avere un punto di appoggio per i propri figli. Per gli anziani rimasti soli. Sì, si parla tanto di case di comunità da anni, ma poi effettivamente... Poi molto spesso è difficile realizzarle. L'agricoltura e l'azienda agricola è un contesto in cui questo è più semplice. Perché? Perché l'agricoltura, l'azienda agricola esiste per produrre cibo. Sì, è già una e la sua funzione principale è quella. Quindi noi non dobbiamo dimenticarci, e queste sono le battaglie storiche di Coldiretti, che il cibo agli agricoltori va pagato in modo giusto. Perché se l'azienda agricola chiude, c'è un problema di occupazione, c'è un problema di mancanza di cibo e di sovranità alimentare nazionale, c'è un problema ambientale perché si perde un custode del territorio e in più ci perdiamo anche l'opportunità attraverso l'impresa agricola di ricreare queste nuove attività di servizio che sono un'opportunità anche per l'azienda agricola, ma che sono una grande opportunità per il territorio. Sì, certo, quindi bisognerebbe fare un'opera di continuità tra quello che già c'è e creare, incentivare sì. il contorno. Diciamo. Così, noi abbiamo una tradizione molto importante in Italia di enti di volontariato, di enti più in generale del terzo settore che lavorano su questi temi e molto spesso parlando con questi enti fanno fatica da soli. Sì, certo. Allora, fare squadra in una logica di agricoltura sociale, fare rete vuol dire rendere possibile ciò che molto spesso rischia di svanire o rischia di non partire perché non ci sono le economie di scala, non ci sono le risorse sufficienti, eccetera, eccetera. Dall'altra parte sicuramente sarà necessario che dal punto di vista degli enti pubblici ci sia anche poi la capacità di osservare i risultati di questi percorsi e riconoscere anche economicamente lo sforzo. Che ogni qualvolta, ad esempio, c'è una persona con una disabilità o una fragilità psichiatrica che riduce lo psicofarmaco, quella persona sta meglio e lo Stato spende meno. Allora stiamo investendo su se investiamo sull'agricoltura sociale, investiamo su un'attività che dà risultati migliori, molto spesso di quello che può accadere in un'attività che si fa al chiuso nel classico centro diurno, ad esempio, e che può arrivare anche a costare meno per lo Stato, perché il risultato sulla persona non è solo un risultato di benessere che già è tantissimo, ma è anche un risultato economico. E questo difficilmente accade nelle leggi classiche dell'economia. Di solito per avere di più bisogna spendere di più. Certo. Qui se lavoriamo bene possiamo avere di più e redistribuire meglio le risorse che ci sono, magari facendo risparmiare anche qualcosa allo Stato, che diciamo, se non risparmia ci aumenta le tasse, quindi esatto. Qualche problema si crea, no, da un altro punto di vista. Quali sono i prossimi step di Aiuta? Allora, sicuramente stiamo lavorando già a una seconda edizione del rapporto sull'agricoltura sociale, che è un momento di nuovo di discussione, anche per fare il punto della situazione su quello che accade in tutte le regioni d'Italia, perché come riguarda tutte le regole dell'agricoltura, diciamo, dalla riforma costituzionale in poi sostanzialmente c'è la legge nazionale molto spesso ha una funzione di legge quadro, ma poi sono le regioni a dover normare in coerenza con la legge nazionale. Quindi noi oggi abbiamo una legge del 2015 nazionale, ma abbiamo una situazione molto variegata a livello di diverse regioni, dove alcune regioni hanno recepito la legge, in altre regioni non c'è ancora nulla. Altre regioni hanno una legge che è incoerente con la legge nazionale, che quindi va modificata. Quindi un altro tema sarà, grazie alle strutture di Coldiretti in tutte le regioni, sarà quello di adeguare le norme dove serve. Quindi da un lato gli aspetti normativi, che sono noiosi, ma sono la garanzia per poter fare le cose per bene. Dall'altro ovviamente il lavoro sulle imprese e sul territorio. C'è una, tra le diciamo, tante caratteristiche dell'agricoltura sociale, ce n'è una che sicuramente la rende diversa rispetto alle altre attività multifunzionali dell'azienda agricola. Quando io in azienda agricola scelgo di fare agricoltura sociale, la mia scelta aziendale nello stesso tempo è una scelta di territorio, perché io non posso operare da solo. Certo, devo lavorare con i servizi che hanno in carico le persone fragili, devo lavorare con gli enti del terzo settore che sono sul mio territorio. Ecco che allora una pratica di agricoltura sociale è un territorio
che si parla e che costruisce una risposta a un problema che ha. Non è solo una visione, no? Non è solo una cosa dignitosissima. Noi, tante nostre aziende che stanno nel circuito di campagna amica hanno un agriturismo piuttosto che un punto vendita. Quella è una scelta aziendale bellissima, che peraltro rende l'Italia unico paese al mondo da questo punto di vista. Quando faccio una scelta di agricoltura sociale, alla scelta aziendale si abbina subito, immediatamente, una conseguenza positiva diretta sul territorio per le persone. E questo è un elemento che, diciamo, distingue l'agricoltura sociale rispetto al resto della multifunzionalità e che ancora una volta aumenta, ahimè, il divario fra l'agricoltura italiana e quella del resto d'Europa, senza andare oltre confini dove la differenza si amplierebbe ancora. Perché questo accade? Perché al di là dell'esperienza olandese che abbiamo citato prima, in Europa non ci sono altri elementi da questo punto di vista. Ma in Europa lo stesso concetto di multifunzionalità è un concetto non diffuso, non compreso e molto spesso scricchiolante. Non a caso, quando poi io vado a vedere i fondi europei sullo sviluppo rurale, quelli che abbiamo sempre chiamato piani di sviluppo rurale, PSR, e che oggi si chiamano nell'ultima versione complemento allo sviluppo rurale, comunque lo spazio per la multifunzionalità è ancora limitato per certi versi. Ma perché? Perché l'Europa non la concepisce ancora, fino in fondo. E questo è un peccato, perché comunque il tema della cura delle persone fragili non è un tema solo italiano. No. Perché dal Covid in poi non c'è paese in Europa che brilli perché tutto funziona, no? Anche, diciamo, la mitica Germania scricchiola e gli altri paesi, diciamo, non è che stanno benissimo tutti. Noi sicuramente aggiungiamo a questa difficoltà, diciamo, l'eredità, no? Passata, per cui siamo un paese che soffre più di altri e soprattutto le aree, diciamo, post-industriali, come possono essere quelle della provincia di Torino, sono aree che soffrono ad esempio più di altre aree anche all'interno del nostro Piemonte, dove un tessuto economico più locale si è mantenuto nel tempo e quindi la disoccupazione e le fragilità ci sono, ma sono sicuramente meno forti di quanto abbiamo nell'area metropolitana di Torino. Certo, e come fare per riuscire ad adeguare anche queste aree metropolitane, come dicevi tu, a livello territoriale, a livello magari più distaccato? C'è un'altra economia, c'è un altro supporto anche a livello umano, è diverso. C'è una maggiore abitudine ancora, c'è un maggiore senso di comunità nelle aree rurali ancora, per fortuna. E questo aiuta a colmare meglio le lacune dello Stato e degli enti locali. E l'agricoltura sociale, diciamo, diventa una risposta semplice. Nelle città, nelle aree, diciamo, periurbane, dove c'è agricoltura, i percorsi di agricoltura sociale, dove c'è impresa agricola, e noi ne abbiamo tante ancora, sicuramente si possono innestare anche lì, perché non è che nelle città ci siano i servizi e nelle campagne no. No, nelle campagne molto spesso non ci sono più, nelle città ce ne sono pochi rispetto alla domanda, e quindi o magari hanno una qualità che è diversa, ma non per cattiveria, ma perché il contesto non lo consente. No, infatti. Mentre tornare, diciamo, nel contesto del verde, della natura, dell'agricoltura, consente di avere risultati maggiori. Quindi anche le nostre imprese che stanno più vicini alla città hanno la possibilità di, diciamo, no, interpretare questi percorsi. Ovviamente, da un lato c'è il nostro lavoro come Coldiretti, come aiuta per far sì che anche gli enti locali conoscano sempre di più questi percorsi e quindi si crei, no, una relazione, uno scambio fra le imprese e il mondo che si occupa delle persone fragili. Dall'altra parte, occasioni come queste in cui si parla di questi temi diventano anche motivo per chi magari ci sta ascoltando e si occupa invece dal punto di vista sociale, o perché è un ente di volontariato, o perché si occupa di un servizio pubblico, no, a tutela delle persone fragili, sapere queste cose può anche voler dire, dice, guarda, quasi contatto col diretti e capisco se nel mio territorio riesco a costruire qualcosa. Quindi in questa fase noi possiamo fare come col diretti e come aiuta, ma sicuramente anche chi, diciamo, no, conosce questi aspetti o inizia a conoscerli attraverso anche lo spazio che ci state dando oggi e
capisce, diciamo, che quella può essere, ritiene che quella possa essere un'opportunità, allora l'aggancio può essere interessante per far nascere qualcosa di utile. Quindi chiunque voglia interessarsi all'agricoltura sociale può contattare tranquillamente la propria sezione di zona. Assolutamente sì, perché quello rimane lo schema. La nostra grande Coldiretti ha questa fortuna di avere una grande capillarità sul territorio che ci ha portato il nostro fondatore Paolo Bonomi, che non abbiamo mai perso. Quindi l'ufficio zona, le sezioni con i nostri presidenti di sezione, con i nostri consigli di sezione sono il primo riferimento, poi ovviamente c'è il livello provinciale, regionale, per le cose, diciamo, no, che, per le quali serve un livello più alto e più di coordinamento, e questo sicuramente è la modalità migliore. Ovviamente poi all'interno di Coldiretti Aiuta sarà il contenitore sempre di più che spingerà su questo fronte e che diciamo organizzerà anche le persone sul territorio. Noi in questo momento abbiamo formato già a livello nazionale 20 manager di agricoltura sociale, uno per ogni regione, che quindi è il manager delle pratiche di agricoltura sociale per la propria regione, quindi persone che fanno parte degli staff di Coldiretti che sono dedicate a questo tema, e in Piemonte abbiamo scelto proprio anche per, diciamo, per un suolo fertile che troviamo da questo punto di vista, di formare altrettanti manager territoriali. Quindi abbiamo formato per ogni provincia, per ogni federazione provinciale di Coldiretti, un manager provinciale, un referente che ha la possibilità ovviamente di dare risposte, no, anche molto concrete, molto pratiche, sia alle aziende sia agli enti che possono avere necessità. Va bene, grazie. Grazie a ci voi. Rivediamo magari tra un po', vediamo così. Molto volentieri. Magari facciamo un punto della situazione, come sta andando. Molto volentieri, magari la presentazione del prossimo rapporto sull'agricoltura sociale potrà essere un'occasione anche per vedere qualche numero insieme, certo, e vedere come la situazione sta evolvendo. Grazie ancora per la disponibilità. No, grazie a te, noi ti ringraziamo. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, mi raccomando continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. A presto!